Buonasera a tutti e benvenuti. Da quello che sappiamo non ci sono novità dell'ultimo minuto riguardo le formazioni in campo, ma nel caso vi aggiorneremo in diretta anche grazie al supporto della nostra attenta regia. Ci aspettiamo una partita interessante in tutto il suo svolgimento. Le condizioni atmosferiche, al contrario, non sembrano intenzionate a rimanere stabili per 90 minuti. Cielo coperto ed è prevista pioggia da un momento all'altro. C'è chi prevede addirittura uno scroscio torrenziale, anche se per il momento il tempo sembra ancora reggere. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio italiano non viene mai meno. Una gara che non mette nulla in palio, ma che sono sicuro stimolerà la curiosità di ben più di qualche spettatore a casa. Senz'altro, da questa gara non dipende nulla, ma potrebbe essere uno stimolo per i due allenatori di sperimentare nuovi moduli. Potremmo assistere a un incontro giocato a viso aperto. Di certo è quel che si aspettano i tifosi accorsi allo stadio. E dunque, calcio d'inizio. Accelera sulla destra. Palla al centro. Intercetta il passaggio, pericolo. Può crossare. Occhio, un altro cross. Spazza via. Vlahovic prova la conclusione, la toglie dalla porta, toglie la palla dalla zona rossa. Locatelli, la Juventus sta spingendo molto in avanti da subito. La Lazio sembra stia provando a sfruttare tutta l'ampiezza del campo. Eh sì, sfruttano maggiormente le fasce, sembra anche a me. Già, i loro avversari finora sono rimasti molto compatti. Credo che vogliano in qualche modo provare ad aprire le maglie della difesa, facendoli allargare il più possibile. Locatelli. Mostrano un buon controllo del gioco. Numero. Cerca il compagno in area. Provedel. Senza problemi. Guendouzi. La Lazio mantiene il possesso palla, ma non riesce a creare un pericolo reale. Pallone morbido verso la fascia. Si riprenderà con una rimessa laterale. Guendouzi. Marusic. La Lazio al calcio di punizione.
Ha provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Guendouzi. Alessio Romagnoli. Guendouzi. Pallone lungo in verticale. Si libera della palla ed evita complicazioni. Niente di fatto, azione interrotta. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. C'è la palla lunga in avanti. Lungo passaggio in avanti. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Scodella in avanti. Primo tempo che si conclude dunque qui. Nessuna delle due squadre è riuscita a bucare la rete avversaria. Sarà interessante seguire l'evoluzione della gara nella seconda parte. Fin qui è stato un atteggiamento. Partiti, è iniziato il secondo tempo. Una delle due compagini ci ha fatto vedere un calcio più frizzante. Il risultato non rispecchia i loro sforzi, ma se giocano come nel primo tempo, credo che porteranno a casa la vittoria. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Locatelli. Bel gesto tecnico. Da lì può segnare Vlahovic, il pallone dentro, ci è voluto un po' ma adesso sono in vantaggio. Si è avventato sul pallone, l'ha messo dentro. La difesa ha sbagliato ma lui è stato bravissimo a seguire l'azione e a indurli all'errore. Si ricomincia dall'1-0. A quanto pare il riposo ha fatto bene, sono ripartiti con il piede giusto nel secondo tempo. Cominciare così il secondo tempo è stata sicuramente una grande iniezione di fiducia. Adesso però non devono cambiare modo di giocare, continuare ad attaccare, continuare a mettere in difficoltà la squadra avversaria. Guendouzi. C'è il tiro. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Arriva il direttore di gara, vediamo cosa decide. Scatta l'ammonizione, prevedibile. Qui protesta, ma deve fare attenzione a non esagerare. Può anche peggiorare la sua situazione. E colpisce la barriera. Bell 1-2. La Lazio ha fatto bene in questa occasione. Deve continuare così. Non hanno altra scelta. Devono buttarsi in avanti.
Proprio così. Brovi! Grande risposta di Provedel. Grande salvataggio da parte dell'estremo difensore. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Risolve una situazione che poteva diventare insidiosa. Tenta l'affondo sulla destra. Buona la sua progressione. Cerca il cross. Un solo gol a referto. Fino ad ora è cruciale. Il punteggio è quindi di 1-0. Marusic. E sarà rimessa con le mani. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Vlahovic, Vlahovic! Biffa l'estremo difensore! Quello adesso è molto difficile da recuperare. Ottimo scambio, si vede che questi due giocatori hanno una grande intesa. E con questo segna una doppietta, davvero una grande partita. Gara sembra aver imboccato una direzione precisa dopo il secondo gol. Marusic. La Juventus ha il tempo dalla sua parte, può difendere comodamente i due gol di vantaggio. Vede la porta. Beccato in offside da guardaline. L'arbitro dice di aspettare prima di riprendere il gioco. Il mister vuole cambiare qualcosa. Credo che questo cambio arrivi troppo tardi. Sai, per qualsiasi giocatore è davvero difficile ribaltare le sorti di una partita in così poco tempo. Il portiere la spedisce su. La Lazio al calcio di punizione. Zaccagni. Hanno già riconquistato palla. Buon recupero, anche se questo non è il suo ruolo. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Decidono di giocarla all'indietro. C'è la palla lunga, in avanti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. E l'arbitro chiude qui la partita. Grande prestazione per loro oggi. L'allenatore sarà certo fiero di quello che ha fatto la squadra.
E tu cosa ne pensi della partita, Luca? Sono riusciti a sfruttare le fasce laterali meglio degli avversari, andando spesso al cross e creando molti pericoli dagli esterni. Questa strategia si è rivelata vincente e ha permesso loro di prendere il sopravvento e conquistare la vittoria. Questa vittoria è nata da un ricordo.